Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente oggi andiamo a correre a Pomposa. Siamo qua col fantastico Cristian Coreggioli e la super Pita che si nasconde. Siamo sulla sua macchina che, usciti io da scuola, anche Giulia e Core dall'università, illegalmente, ma molto illegalmente, esatto, stiamo andando a prendere il furgone dove abita lui. Stiamo andando a prendere il furgone dove abita lui e partiremo immediatamente per Pomposa, che siamo leggermente in ritardo, dove troveremo là già altri ragazzi che ci aspettano e daremo del gran gas. Perciò ci vediamo dopo quando saliamo sul furgone. Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, ci manca solo da cacare. Siamo già sul nostro mega furgone, anzi sul suo mega furgone, direzione Pomposa, con le moto qua dietro. E qua c'è sempre Giulia che non vuole farsi vedere. Siamo sempre più carichi, ci stiamo proprio esaltando. Una volta arrivati lì monteremo tutte le varie attrezzature, porteremo fuori le moto, aspetteremo anche i ragazzi, sempre se non saranno loro ad aspettare noi. Perciò ci becchiamo quando arriviamo in circuito. A dopo. Ci siamo finalmente, sa che è già andato col tema nuovo, poi abbiamo Core, le moto sono pronte, si parte! Quello là che è in spiaggia, perché tu non puoi andare in pista con la tua patolina. Stiamo facendo. Salve. Salve. Stiamo facendo. Salve. Un po' di manutenzione, guarda come siamo ricci. Beh, questo qua è modulabile. È modulabile. Che è quel figo lì qua? È regolabile istantaneamente. Guarda qua. Tu ti rompi i coglioni rettilineo, boom, dai una botta e lo passi. Primo turno andato, riprendiamo gli automatismi e adesso si rientra di nuovo perché ci voglio andare un casino di gas, ci stiamo godendo da matti. Perciò, turno 2.
was at this moment Jackson knew. He fucked up. Volevo passarti lì, ma sei andato largo. Secondo turno finito qua con Core. Ci stiamo divertendo da matti, soprattutto abbiamo rischiato di farci del male. Eh sì. Adesso abbiamo provato. Bisogna farsi male. Sì, bisogna. Bisogna rischiare. Adesso abbiamo sistemato un attimo l'assettino delle forche davanti, abbiamo provato a ammorbidire un po'. Andiamo dentro, proviamo a stare dietro a quel fenomeno. Proviamo la leva del cambio, se riusciamo a cambiare. Cambio, che lui l'ha abbassata. E no, proviamo a stare dietro a quel fenomeno di sacchi. Quindi ci vediamo dopo. Questo mi ha ucciso. Questo mi ha ucciso, no, questo a me ha ucciso proprio. No, no, basta. Morto. Però avevo fatto il miglior tempo di giornata. Stanno dietro a sacchi. E comunque sono bruttissimo. Adesso ci pensiamo un attimo perché sono dilaniato. E forse andiamo a fare l'ultimo turno tra un po'. Poi dopo basta. Che dopo la giornata appunto finisce. Alberto Sacchi Riding School con il nostro Core. Io ci ho dato su, non ho più un briciolo di forza, ma ok. Queste facce alquanto sconvolte, esatto, sempre con Giulia qua. La giornata di oggi sfortunatamente è finita, siamo stanchi. Ma è andata bene. Spoiler!
La giornata è finita, siamo veramente stanchi, meno rispetto alla stagione scorsa perché sì, siamo più molto allenati. Siamo più allenati, veramente. Giornata abbastanza produttiva perché siamo tornati in sella io almeno dopo 9 mesi, bene o male. Io anche. Bene o male sì, siamo già riusciti a fare dei buoni tempi, anche grazie a Sacchi. Oh, scusa. Che ci ha dato dei buoni consigli oltre ad essere un gran pilota anche lui. Siamo contentissimi, forse verremo già mercoledì prossimo probabilmente perché abbiamo tanta voglia di girare e niente, veramente esperienza che mi mancava da tanto. Bisognava andare del gas, ci dobbiamo allenare, cambiare metodi di allenamento in palestra, bisogna veramente cambiare. Io devo cambiare allenamento assolutamente perché Non è giustissimo quello che sto facendo, serve un allenamento diverso. Siamo carichi, spero che anche voi vi possiate essere divertiti. Perciò ci vediamo ad un prossimo video sul canale. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace e commentate. Che mi fa sempre piacere. Ciao a tutti.